Futuro di Ilva ArcelorMittal sospeso nel vuoto. Un incontro in videoconferenza tra le sigle sindacali, il commissario Arcuri e i ministri allo sviluppo economico, al lavoro e alla economia. Tanta incertezza sul futuro dello stabilimento, sul futuro dei dipendenti. La data del 30 novembre sta arrivando, non si sa se ArcelorMittal resterà o meno. Probabilmente c'è un gioco delle parti, ma cerchiamo di capirne di più nei limiti di quanto possibile attraverso, analizzando gli esiti di questo incontro, con Francesco Rizzo, coordinatore provinciale di Taranto di USB. Allora Rizzo, così diciamo a pelle, a tatto, quali sono state le sue impressioni, le sue previsioni circa appunto quanto si è discusso quest'oggi? Ma c'è ancora tanta confusione sulla vicenda. Le uniche notizie certe che abbiamo avuto, l'unica conferma che abbiamo avuto, che ci sono ancora i tre scenari aperti a 17 giorni dalla decisione che Arcelor dovrebbe prendere, e quindi io ho usato questo termine, continua il corteggiamento da parte del governo nei confronti di ArcelorMittal di fronte a questi tre scenari. Il primo, che Arcelor lasci e vada via. Il secondo, che Arcelor rimanga in affitto gestendo come vuole la produzione fino a giugno del 2022. La terza, l'accordo sul coinvestimento con la partecipazione dello Stato. Quindi ci hanno detto già quello che sapevamo sostanzialmente, con questa piccola novità della scenario con la possibilità di Arcelor di rimanere a gestire da sola fino al 2022. Arcuri ha detto chiaramente che il governo punta sul terzo scenario, e ha detto chiaramente, a domanda precisa che gli ho rivolto, perché ho detto ancora non si capisce come eventualmente dovrebbe entrare lo Stato, ha detto chiaramente lo Stato entrerà come socio di maggioranza. Quindi se c'è un accordo di quel tipo, lo Stato entra come socio di maggioranza. Quindi oggi una riunione per avere un'unica certezza, che è questa, rispetto a un piano che noi ancora tuttora non conosciamo. Hanno parlato di forni elettrici, di produzione mista sostanzialmente, hanno parlato addirittura di tetti di 8 milioni di tonnellate. Io in tutta onestà continuo a crederci poco ad un'operazione di questo tipo, che dovrebbe essere mastodontica. Abbiamo ribadito che ci sono due problemi imminenti. Uno, il clima all'interno delle fabbriche. Io ho detto a loro, faccio una battuta, ma non è tanto una battuta, se bisogna aspettare il 2022 per fare eventualmente l'accordo sindacale con ArcelorMittal, il rischio è che tirando fino al giugno del 2022 il problema dell'occupazione l'ha risolto Mittal, perché li avrà licenziati tutti i lavoratori, vista, come dire, la frequenza con cui continua a licenziare i lavoratori, prima solo a Taranto, adesso anche a Genova. Abbiamo chiesto sostanzialmente, uno, di conoscere le carte, i documenti, e quindi di aprire una discussione vera e di farci capire che cosa hanno intenzione di fare, per dare anche un apporto, come dire, in termini tecnici da parte nostra, ma soprattutto di partire per una volta dal punto di vista dei lavoratori. Quindi abbiamo detto, in sostanza, io mi sono permesso di dire ai ministri: apriamo un tavolo sull'amianto, sul lavoro usurante, sugli incentivi alla rioccupazione dei dipendenti Ilva e Ilva in S. Io onestamente non ci credo, vista la data dei dipendenti. Apriamo una discussione di questo tipo, che è stato già oggetto, come dire, di richiesta da parte di USB, e incominciamo, come dire, a trovare soluzioni che possano, come dire, accompagnare i lavoratori, chi in pensione, chi, ma perché questo può aiutare poi eventualmente pure a capire che cosa bisogna fare successivamente. Ecco Rizzo, si ha l'impressione, almeno quello che mi pare, che quasi il ArcelorMittal stia magari alzando il prezzo, il governo italiano lo stia inseguendo a tutti i costi pur di non perderlo, però era anche emersa questa figura di Arvedi. Ovviamente, ove mai dovesse avvenire davvero il ribaltone e subentrare Arvedi, poi si arriverebbe a un altro contratto, a un altro sistema molto più lungo, no? Proprio nella realizzazione dello stesso. No, io credo che il concetto che oggi hanno chiarito è che, a prescindere se si chiama ArcelorMittal o Arvedi, è lo Stato che ci pomperà i soldi. È quello che abbiamo detto noi più di... Quindi si caricherà i debiti. Sì, in sostanza sarà questo poi alla fine.
Io tra l'altro ho fatto un passaggio, ho detto poi è assurdo addirittura che c'è qualcuno come il commissario Danovi che ha lodato anche gli atteggiamenti di Arcelor, che è riuscita a colmare il gap di pagamenti che avevo l'appalto, e gli ho detto io sono rimasto ancora che se non paghi una rata del mutuo tu vieni identificato come cattivo pagatore, invece con Arcelor noi addirittura lo facciamo santo nel momento in cui paga i debiti che ha contratto. La verità è che in tutta onestà c'è il governo che a me sembra, come dire, che non abbia le idee chiare. Anche oggi hanno sparato forni elettrici, produzioni alternative, ripartenza della FO5, cioè, situazioni che dal mio punto di vista, come dire, appartengono al libro delle favole, a un libro di favole. Vedo un governo in grossa difficoltà. Mi sembra che questa riunione di oggi, con l'unica certezza dello Stato e del trasferimento alla data del 30 giugno dell'eventuale accordo sindacale, sia l'ennesimo passo per prendere tempo. Per non trovare... Si arriverebbe al giugno, mi pare di aver capito, al 2021? No, 2022, quindi altri 18 mesi in questa condizione. Tant'è vero che nel mio intervento ho detto che noi non reggiamo, non reggeremo mai 18 mesi. Con ArcelorMittal sempre? Sì, in due delle tre ipotesi c'è ArcelorMittal dentro, l'altra è quella che Arcelor vada via. Ma anche... Ancora altra precarietà e instabilità a questo punto? Sì, assolutamente. Ecco perché secondo noi urge aprire un tavolo di confronto che discuta di quello che il governo veramente sta facendo. E quindi per farci capire realmente verso che cosa stiamo andando. Parallelamente si discuta di quelle che sono le misure alternative per l'occupazione dei lavoratori, tanto in tutta onestà non avremo più una fabbrica, io lo dico con 10-12 mila lavoratori perché è impossibile, ormai quella fabbrica sta, ecco, è agli sgoccioli. Probabilmente in questo momento la cosa più sensata è quella di mettersi al tavolo, di ragionare e di trovare soluzioni alternative che non possono essere la ricollocazione, perché non abbiamo un bacino di ragazzi di 20-25 anni, abbiamo un bacino di lavoratori che è sopra i 45, quindi di difficile collocazione sia per la questione dell'età, ma anche e soprattutto per il tipo di attività che hanno svolto, cioè noi abbiamo lavorato all'interno di quella fabbrica. Quindi dal mio punto di vista il governo, la cosa più sensata per dare almeno qualche risposta positiva è quella di aprire una discussione su quelle proposte che abbiamo fatto. Ecco Rizzo, una osservazione, ma se si arriva al 2022 con ArcelorMittal, ancora sospeso tra virgolette se rimanere o meno, ovviamente gli investimenti andranno a ritmi molto ridotti, se non completamente inesistenti. Parlo di investimenti a livello di riqualificazione della fabbrica che crolla a pezzi, di investimenti in ambito ambientale. Quindi si creerà, come dicevo prima, una situazione, non so fino a che punto lo Stato potrà intervenire e ArcelorMittal coinvestire, sapendo che tanto può esserci quanto può andarsene. Ma di solito queste operazioni si fanno perché i privati non ci stanno mettendo un centesimo, in realtà quell'operazione ce li metto io i soldi. Poi a che serve? Quindi ArcelorMittal si troverebbe i debiti caricati dallo Stato e gli utili da incassare. Perfetto, io probabilmente, la dico così come l'ho pensata dall'inizio, il terzo scenario, perché la particolarità del terzo scenario qual è? Oggi scopriamo che l'accordo sindacale non bisogna più farlo entro il 30 novembre del 2020, quindi a scadenza. Lo Stato dice, il governo dice, no, lì c'è solo Arcelor e il governo che devono fare l'accordo sul coinvestimento. Il sindacato poi ha altri 18 mesi di tempo, e anche Arcelor, per trovare un accordo che è vincolante. Quindi se non lo si fa, Arcelor può sempre lasciare. Quindi in pratica lo Stato, l'opzione diciamo più concreta, è che ci mette i soldi, la liquidità. Quindi Arcelor si tira fuori dai debiti. Arriviamo a giugno del 2022 e Arcelor magari ha recuperato un po' di soldi che dice di aver perso, poi ci saluta e se ne va.
Quindi è un'operazione di recupero crediti, come la chiamo io, da parte di Arcelor nei confronti del governo del territorio italiano. Concludendo, visto che lo Stato dovrà caricarsi questo barcone che sta affondando, a questo punto tutto ciò che lo Stato dovrà stanziare ed investire non avrebbe potuto e non potrebbe investirlo nella riconversione? Cioè, uno Stato che comunque i soldi li sta mettendo, probabilmente li sta mettendo anche in perdita, perché non sappiamo, poi il mercato sta bocciando l'acciaio. Quindi a questo punto, se io Stato devo investire quasi a fondo perduto, tanto vale che cambio completamente prospettiva, indirizzo e punto dritto alla riconversione, e soprattutto non vado a tirare per la giacchetta ArcelorMittal umiliandomi io Stato. Sì, ma in realtà loro, dalle parole che pronunciano, continuano a ribadire la questione della riconversione, ma non riconversione economica. Quindi Taranto, io, come dire, chiudo l'acciaieria e punto su altro. Perfetto, su altri settori. Loro parlano di riconversione produttiva, che è una cosa completamente differente. Quindi ti lascio l'acciaieria, però metto in campo delle misure per produrre l'acciaieria, per mettere in condizione l'acciaieria di produrre in maniera meno impattante. Tant'è vero, la favola dell'acciaio green, all'inizio c'è stato l'elenco da parte del ministro Patuanelli in percentuale con i nuovi impianti, quelli che lo Stato, per cui lo Stato ci metterebbe le risorse nel futuro se facesse l'accordo con ArcelorMittal, dell'impatto ambientale dei nuovi impianti. Io, con tutti i limiti del collegamento che abbiamo avuto purtroppo oggi in videoconferenza, ho sentito meno 30% di diossina, quindi già sparavano cifre che dal mio punto di vista, come dire, sono oggi una vera e propria chimera. Hai ragione tu quando dici che probabilmente, come dire, l'operazione più sensata, visto che c'è a disposizione come dire, un bel po' di soldi, è quella di metterli, di investirli su una riconversione completa. Parti però da un presupposto: sono più di un anno che questi tentano di fare una trattativa facendosi maltrattare da ArcelorMittal, perché questa è la verità, non ci prendiamo in giro. E io glielo ho ribadito, cioè continuano a fare quello che vogliono e voi non state intervenendo, perché anche nel rapporto con le persone il clima all'interno di quelle fabbriche è un clima di tipo terroristico che si è creato. Immagina tu se loro dovrebbero varare un piano per la totale riconversione di Taranto. Da quanto sto vedendo, e non lo dico per polemica, non hanno né la volontà, ma probabilmente manco la capacità di fare un ragionamento di questo tipo a lungo termine, e quindi stanno, come dire, approcciando ad una soluzione atta semplicemente a guadagnare tempo, a trovare qualche soluzione momentanea, perché anche qua, e chiudo, 2022, ma io non so se questo governo ci arriva fino al 2022.